Start 2-1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ixion, un gioco che si potrebbe definire il Frostpunk nello spazio. E per farlo, vabbè, l'ho acquistato su Instant Gaming a 15 euro contro un prezzo su Steam di 33,99, scontato a volte sui 28, mi pare. Quindi se vi va di aiutare il canale, sotto c'è il link per Instant Gaming, cliccando lì poi cercate Ixion e lo potete acquistare, date qualche centesimo in regalo al canale. Allora, io ho voluto aspettare parecchio, ho giocato un paio d'ore, perché tutti i gameplay che ho visto su questo gioco italiano non mostrano l'inizio. Io in realtà sono già un pochino più avanti, in modo da darvi un'idea di quello che il gioco è e sarà. È uscito dall'Early Access ed è in italiano, lo hanno tradotto a dicembre, quindi ottimo. Perché ho aspettato così tanto? Perché, vabbè, intanto iniziamo spiegando di che cosa si tratta. Questo che vedete è un settore, noi siamo su questa stazione spaziale e vedete che sta la stazione ruota pian piano e ogni rotazione si ferma perché ho messo la pausa. Vedete che qui si vede questo edificio e quest'altro, se vado a ingrandire sono esattamente questi due qui. Praticamente noi abbiamo un settore, ce ne sono tanti altri sbloccabili, ci troviamo intorno alla Terra, perché quella è la Terra, c'è anche la Luna in giro, e apparteniamo, diciamo, alla corporazione Dolos, che nel 2049 è nuova frontiera dell'esplorazione spaziale, insomma, e possiamo fare anche delle missioni in giro per il sistema solare, possiamo andare a recuperare materiali. Parto da questo punto perché siamo arrivati a un punto in cui dovremo sviluppare il motore a una sorta di iperluce per poter viaggiare tra un sistema e l'altro, ed è qui che poi inizia la vera avventura, ma andiamo con ordine. In sintesi, quello che noi facciamo in gioco è costruire degli edifici, e in questo caso all'inizio sono edifici, in questo caso manutenzione è diviso tra officina e riserva. Praticamente l'officina ci consente di costruire altri edifici all'interno di questo settore, la riserva invece noi cliccandoci sopra possiamo scegliere quale materiale stipare all'interno. Ne ho messi tre per questi, che è la lega, ne ho messo uno per i polimeri e uno per il cibo. Praticamente dobbiamo far sì che tutto sia in comunicazione e all'inizio avremo l'intero settore disseminato di questi edifici qui, che vedete che sono rottami, e infatti collegandoli con una strada, infatti se andiamo qui a costruire una strada vedete che ci sono queste frecce, mettendo in comunicazione questi rottami con le strade possiamo andare a raccogliere, quindi in automatico i nostri coloni andranno a raccogliere. Di cosa da dire ce ne sono tante, nel senso che poi il tutorial è tutto guidato, poi ci saranno vari capitoli di gioco, potrete andare a costruire, vi farà costruire abbastanza residenze per contenere gli 85, gli 80, 85 persone che vi danno all'inizio. Ogni edificio ne tiene, almeno questo alloggio dell'equipaggio ne ha 15, quindi io ne ho fatte 30, 60 e spazio per 90. Dovete fargli un'infermeria, una mensa, in modo che il cibo vali. Poi il cibo poi viene stipato qui, perché ho selezionato qua il cibo, e nella costruzione, nell'edificio che poi piazziamo, che è la piattaforma di attracco, possiamo andare a costruire delle navi. In questo caso vedete possiamo farne un'altra ancora, possiamo fare una nave da trasporto che possiamo adibire semplicemente al trasporto del cibo, ad esempio, perché se io adesso vado e prendo, vado a vedere dov'è la mia nave, la nave che sta tornando indietro, vedete, sta trasportando cibo e polimeri, quindi è andata fino a Marte, perché selezionando la vostra nave, adesso qua non la vediamo, la vediamo solo da qua, cliccando qua io posso dirgli quale risorse prendere, infatti adesso sta trasportando polimeri, poi andrà a raccogliere cibo. Potrebbe essere un problema, infatti dovrò mettergli la priorità alta per il cibo. Allora mettiamo meno questo e mettiamo più questo, perché il cibo poi ci serve, perché lo stiamo finendo. Il cibo, ogni cibo serve a, diciamo, a mantenere un tot numero di persone. Adesso c'è scritto, non mi ricordo più dove, un'unità di cibo per 10 membri, e ogni 5 cicli viene servito un pasto. Un ciclo è, vedete che
5 cicli è praticamente una... Cioè, diciamo, quando vengono riempiti tutti questi cicli qui è una rotazione completa della stazione. Ecco, in sintesi, siamo al ciclo 57. Il cibo però sta finendo, quindi non è proprio bellissima come cosa. Infatti speriamo che arrivino presto. Altre cose da tenere d'occhio è l'energia elettrica, perché ogni edificio, cliccando poi sull'energia, ci fa vedere quanto consuma. E per aumentare la capacità di produzione dell'energia, in questo caso andiamo sulla visuale esterna e anche qui abbiamo la possibilità di costruire dei pannelli solari. C'è un set, un primo set che poi viene espanso, e più un secondo set che viene messo in un altro punto. Io non ho già fatto appunto il livello 1 di dei due pannelli solari, 1 e 2 a livello 1 entrambi, così ho una buona energia. E poi i motori, in questo caso dobbiamo produrre il motore volo, che è la missione principale. Quindi in questo caso lo facciamo. Nel momento in cui noi andiamo a costruire all'esterno, lo useranno la camera, diciamo, di equilibrio per uscire, ma non faranno più manutenzione intorno, perché insomma la manutenzione c'è sempre per lo scafo esterno. Mentre sulla visuale esterna, ogni tanto, vi dicevo, partono delle quest dove vedete dei punti esclamativi dove potete andare a cliccare e mandate le navi, soprattutto la nave scientifica, con degli eventi in cui potete decidere l'esito, magari spendendo delle risorse piuttosto che altre. Questa è la base. Intanto è molto bello da vedere anche quando arrivano le navi, vedete che adesso stanno andando a consegnare, stanno portando tutta la roba fuori per andare a costruire quel motore lì. Mentre invece la nave, io non so dove sia, autonomia 15 cicli, è partito, no, sta trasportando, sì, spero vada a prendere presto del, ah no, sta portando fuori le risorse, ok, niente, mi sa che saremo messi molto male tra un attimino, perché sta trasportando fuori i materiali e quello che non si vede qua all'esterno sono le navi che vanno e vengono. Vabbè, in sintesi, poi, se io dovessi invece attivare tutto, vedete che questo è il centro di ricerca, adesso vi faccio vedere anche quello, attivandolo mi dice che qui sotto è sovraccarico di lavoro, perché noi abbiamo un tot numero di lavoratori e se attiviamo tutte le attività all'interno non abbiamo sufficienti lavoratori, e mi dice anche che mi servirebbero 100 lavoratori. Se io attivo questo, mi dice lavori bene se ne hai tot, in questo caso 102, quindi lo teniamo disattivato, salviamo anche un po' di energia e va bene. Il cibo veramente sta finendo ed è un peccato, perché rischiamo di perdere la partita in anticipo. Io spero che adesso la nave qua vada a recuperare del cibo. Intanto posso decidere magari anche di produrre un'altra nave da trasporto. Vedete che lo mette qui e loro iniziano già a togliere tutti i polimeri dal deposito e iniziano a consegnarlo. In giro per le strade si vedono anche persone che camminano e stanno portando tutta la roba. Intanto è arrivata un'altra nave e sta portando roba. E ha portato polimeri, credo. Sì, i polimeri che ho appena speso li ho appena ritrasportati. E no, io spero che l'altra nave adesso vada a... È in attesa questa nave, io gli tolgo questo. E cibo, ok, 10. Risorse disponibili per la raccolta, 10. Quindi adesso il cibo lo abbiamo rifornito qui, non ce n'è abbastanza, ci sarà un po' di malumore. E quando c'è malumore può capitare appunto che succedano degli incidenti. Vi faccio vedere l'albero tecnologico, queste sono le ricerche. Al momento noi abbiamo queste, possiamo poi andare, il tutorial ce ne fa scoprire alcune, andremo poi a esplorare e scoprire nuove cose. Abbiamo una chiamata. Dirigente, grazie alla tua... autorizzato l'invio di nuovi membri dell'equipaggio di forniture alimentari. Perfetto, ci salvano così. Perfetto. La traduzione in italiano è molto utile, uno dei pochi giochi strategici in cui è molto utile, perché ci sono veramente tantissimi dialoghi, quindi è interessante. Qua sopra abbiamo altre risorse. Componenti elettronici, il silicio, abbiamo l'idrogeno, i rifiuti, il ghiaccio, il cibo che abbiamo già visto, le criocapsule e i punti scienza che ci servono per ricercare. E tra l'altro, quando ci consegnano il cibo, i cibi vengono trasportati su dei camion verdi in modo da permetterci di capire cosa stiamo trasportando. In questo caso andiamo a fare una modifichina, costruiamo una strada qua così liberiamo dello spazio appena i nostri robot costruttori, che escono, vedete il cibo sta arrivando adesso, quindi dovremmo sopperire alla mancanza di cibo in breve.
Ok, vedete, stanno costruendo le strade. Possiamo anche ruotarla visuale, volendo. Vedete, l'hanno costruita, quindi in questo caso vado e demolisco questa strada qui, che mi dà fastidio la distruzione immediata, in modo che guadagno spazio, perché quando io vado a depositare, scusate, a costruire, vedete, posiziono qui. Le cose da costruire al momento interne si dividono tra la manutenzione, lo spazio, quindi la piattaforma d'attacco e la camera di equilibrio EVA, le fabbriche, che sono appunto il laboratorio tecnologico che vi ho fatto vedere prima qui, che era disattivato. Abbiamo quelle per la popolazione, che sono alloggio dell'equipaggio e l'infermeria, e per il cibo, che è la mensa. Quindi abbiamo tutto costruito al momento. E il vedete, poi ci sono altre sezioni, qua in fondo lo vedete bene, abbiamo tutte le sezioni qua in basso a sinistra, e qua in alto le risorse. Il numero grande è il numero nel settore, nella stazione, sotto è quello grosso in alto, bianco, è in tutta la stazione, quello sotto nel settore. Questo vale per ogni, ma abbiamo un settore solo. Ma la domanda è, se siete arrivati fino a questo punto, è... Tanto vedete qua abbiamo due... Ok, scusate, abbiamo due navi adesso da trasporto. Il cibo ne abbiamo a morire. La domanda che vi potreste fare, ed è il motivo per cui ho deciso di fare questo gameplay con una fase leggermente più avanzata, è: ma dove sta il bello, il survival, il fatto di espandersi? Siamo qui vicino alla terra, ci mandano tutto quello che ci serve, e non è così semplice da spiegare, ve lo voglio far vedere. Abbiamo un evento disponibile all'interno della stazione della Tycoon, quindi clicchiamo qui e vedete che parte uno degli eventi. Dirigente, le forniture di cibo stanno diminuendo. Nonostante i protocolli di Klein, alcuni membri si sono venuti a conoscenza. Vabbè, stia per finire, impegno pubblico, ok. È impegnati ad avere 3 allevamenti di insetti sulla Tycoon entro 10 cicli. Mannaggia, io adesso non posso più tornare indietro. Proviamo. Termina il protocollo, ok. Quindi praticamente noi dobbiamo andare... Vediamo se ce l'abbiamo già, l'allevamento di insetti. No, lo cerchiamo subito. Lo cerchiamo spendendo 30 punti, ne abbiamo 70, quindi dovremmo farcela in breve e costruirlo. 10 cicli sono tanti. Potere stati lavoratori? Sì, ok. Abbiamo anche la necessità di avere un altro edificio, intanto attivo, per la popolazione, quindi devo fare un altro alloggio per l'equipaggio. Con il tasto R ruotiamo. Vedete che poi ci sono questi qui dietro la freccettina, che sono le comunicazioni tra un settore e l'altro. Non voglio impiegarli tutti, infatti sto tenendo una strada che passa da lì. Intanto vedete, stanno andando portando tutti i materiali da costruzione, quindi dovremmo farcela, dovremmo avere le 100 persone e poi accenderemo il motore. Almeno io credo che il motore lo abbiamo bello che costruito, infatti c'è, è stato montato dietro, abbiamo il motore iperluce per il primo salto dell'umanità. Ecco, l'elemento survival, ve lo anticipo, è quando salteremo quello che succederà dopo. Non ve lo dico esattamente, non so se ci arriveremo a vederlo, ma renderà tutto molto più difficile e sarà molto più survival di quello che vedete ora. Intanto io posso dire a questi qui di ritagliare anche questa roba, così abbiamo ripulito tutto, anche questo raccogliete finché non sono tutti pieni a 100, in modo che poi siamo a posto. Allora, perché poi c'è da costruire anche la nave mineraria che non abbiamo, e la nave mineraria va e scava, lega e altri materiali che non abbiamo invece con la nave da trasporto, perché qua comunque ci troviamo nel sistema solare e hanno delle produzioni, insomma, hanno risorse da raccogliere, da estrarre da ogni pianeta, e ci vanno in automatico, in completa autonomia. La nave scientifica invece va, posso mandarla dove voglio, ma principalmente la si manda dove ci sono gli eventi. Adesso noi dobbiamo fare 3 allevamenti di insetti, quindi ricercare 3 allevamenti di insetti. Ovviamente non lo posso fare se lascio questa base questa disattivata, quindi a questo punto... Noi abbiamo un sovraccarico di laboratori, ma risolviamo magari chiudendo uno di questi. Stanno lavorando in condizioni di straordinario, perché sono ancora un po' pochi. Non ci stiamo ancora abbastanza. Posso chiudere la camera di equilibrio? No, non cambia niente. Stanno facendo straordinari, quindi...
per starci dentro. Vediamo se posso chiudere anche questa. No, siamo ancora troppo pochi, troppo pochi, troppo pochi. Vabbè, dai. La ricerca mi serve, c'è poco da fare. Dobbiamo ricercare la tecnologia, che siamo al 33%, quindi io potrei anche andare ad accelerare il tempo, in modo da vedere in breve quello che succede. Però la popolazione resta comunque felice. La popolazione sta diminuendo comunque, è un 85. Ci sono lavoratori, non lavoratori e coloni. Abbiamo 7, sì, avevamo 85 perché 7 sono nello spazio sulle varie navi che ho preso, quindi ci sta, allora giusto. Intanto abbiamo ricercato e quindi tecnicamente abbiamo anche lanciasonde, però vabbè. Possiamo andare a costruire per il cibo l'allevamento di insetti. Dobbiamo farne 4, dice. Le piazziamo magari qua. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Ci stavano bene qua sotto. Però una, due non ci stanno. Facciamo così. Facciamo una strada qua in alto. Facciamo fare in tempi brevissimi. Più che altro all'inizio dovete fare molta attenzione a costruire, a collegare tutto, perché ci sono delle zone isolate che non, a cui non arriva nessuno all'inizio ed è un problema. Ok, adesso la posso piazzare finalmente. Allora, allevamento di insetti devo metterne 3, quindi rotate 1, 2 e 3 e ci piazziamo una strada anche qui. Acceleriamo il tempo in modo da, non lo faccio mai però per esigenze di video lo facciamo. Sì, poi liberiamo anche la zona qua che magari dà fastidio. Ok. Ok, la stanno costruendo. Pian piano. Stanno trasportando materiali, ne dovremmo avere un sacco. Riabilito questo. Sì, siamo in sovraccarico di lavoro, questo ne sono consapevole, però possiamo disattivare questo. Tanto non abbiamo ricerche da fare e le condizioni adesso sono ottimali. Non ne fanno tante, questi mangiano insetti. Dopo un ciclo, ogni ciclo convertono in uno di cibo, quindi abbiamo 3 produzioni di insetti, quindi 3 di cibo già prodotti, autoprodotti in allevamento, che non è male. Intanto, un altro attivo. Tanto di energia ne abbiamo, un po' abbondato, quindi non dovrebbe essere un gran problema. È molto bello, fatto bene il tutorial che ci spiega proprio tutto, dalle mosse, diciamo, della telecamera, i movimenti della telecamera, il fatto del sovraccarico, il fatto del blackout, cioè ce ne sono tante di cose da gestire. Tanto vedete, stanno trasportando sempre il cibo, perché poi arriveranno 100 persone. Io nel dubbio io piazzo anche un altro edificio per la popolazione, ne metto un altro qua che si sa mai, in più piazzo una strada che va lunga qui in modo da fare una roba del genere, così che qua facciamo tutta la zona residenziale. Allora, abbiamo costruito, porta i restanti. Settore 1 attivo, costruire la stazione ferroviaria, devi cercare la tecnologia attinente. Il settore 1 attivo, settore 6 inattivo. Ok, quindi praticamente ok, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quindi a questo punto non abbiamo altro. Abbiamo ricercato quello che dovevamo ricercare, quindi dovrebbe esserci all'interno della stazione, settore 1. Ah, ok, qua mi sta dicendo che non è connesso, ok. È stata sbloccata. Porta i restanti lavoratori dall'Ushanabi a bordo della Tycoon. Ok, quindi Ushanabi. Sì, Mandoel.
Motore vola. No, dovrei prendere la nave da trasporto. Allora, scusate, devo prendere la nave da trasporto e prendere le persone che sono queste disponibili. Quindi tolgo questo e porto queste persone. Ok, la Sampo adesso andrà a prendere le persone e le porterà qua. 100 persone, sono tante, sono davvero troppe, forse. 1, 2 e 3 e 4. Oh. Spiace, ma siamo un po' in straordinari, però arrivano 100 persone, ragazzi, tirate un po' i remi in barca che ce la facciamo, dai. Intanto la nave sta partendo, sta andando a recuperare. Perfetto, dai, acceleriamo il tempo e vediamo quanto tempo ci vuole per farle tornare. Ok, stanno arrivando, è già arrivata forse. Sì, 138 persone. E le condizioni sono ottimali, riusciamo a lavorare tutti. Intanto gli appartamenti li stanno costruendo. Stanno arrivando ancora altre persone. 178. Io nel dubbio ne costruisco ancora uno, perché non sono sicuro di avere abbastanza. Si consuma tanto cibo adesso. Ok. Sono arrivati a bordo. Ok, sono arrivati tutti. Perfetto. Preparazione e calibrazione e verifica sono state completate. Ora è necessario avviare la procedura di unione del volo. Perfetto, queste sono cose che mi piacciono tantissimo. Sono competente per raccogliere risorse e conoscenze da testare la routine di colonizzazione una volta raggiunto Proxima Centauri. Quindi proveremo a raggiungere il sistema solare più vicino al nostro. Prima di farlo, fondatore del Consiglio Madre, un amministratore delegato della Dolos, vuole parlarti. Perfetto. Bene. Questo è il tizio. Mi fa piacere che ha completato i suoi compiti per prepararsi a questo momento unico nella storia. Quindi noi siamo gli amministratori di questa stazione in questo primo volo. Deve capire che questo non è semplicemente un altro capitolo della storia dell'umanità. Il libro della nostra vita sulla Terra è finito, siamo giunti all'epilogo. Mi resta di pensare che molti non abbiano ancora compreso la realtà della situazione. Va bene, adesso arriviamo nel momento un po' spoiler, diciamo. Ok, la situazione è un po' alla Interstellar, situazione orribile, dobbiamo andarcene. E noi saremo i primi a farlo con questa stazione, in grado di muoversi e lasciare, per la prima volta nella nostra storia, la Terra. Va bene, andiamo avanti. Va bene, tutta questa storia, ok, chiudi la trasmissione e possiamo finalmente andare, quindi tutorial pack. Propulsori consentono alla Tycoon di muoversi. Ok, alimentare i motori richiede tutta l'energia della stazione. Le batterie anche saranno molto importanti. Perfetto, quindi cosa dobbiamo fare? Sposta la Tycoon nell'orbita della Luna. Perfetto, quindi andiamo, prendiamo la Tycoon e la spostiamo nell'orbita della Luna. Sì, questa. La spostiamo nell'orbita della Luna. 0,7 cicli. Tutta l'energia proveniente dalla rete principale sarà deviata ai sistemi PEC. Vai. E ci muoviamo, sì, 300.000 km e qualcosa più o meno. Però andiamo lì. Possiamo vedere all'interno? No, però possiamo accelerare un po' il tempo perché ci serve quasi un ciclo. Per arrivare lì. E poi inizieremo il salto vole. Avvia un salto vole. Ok. Salti di sistema. La carica. Ok, dobbiamo premere qui. Ok, siamo pronti. Via. Questo è il prologo. Finisce il prologo del gioco con questo salto. Io vi ho fatto vedere più o meno quello che io ho capito.
senza presunzione, perché potrei anche aver fatto vedere le cose, ho detto cose inesatte, ho fatto vedere cose non corrette, però siamo pronti. Il tempo è quasi giunto, si sta caricando, qua vedete la... Inizio il salto. Fate bellissima, perché i video poi sono spettacolari. Attiviamo questo motore, che vedete si espande, carica. Primo salto, direzione Proxima Centauri. E questo era solo il prologo. Ci siamo domandati, ma se ci mandano le risorse, cosa succede? Dov'è il survival? Dov'è la resistenza? Dove le persone alla fine te le mandano da soli? Cioè, cosa c'è di sopravvivenza? In realtà lo stiamo per scoprire. Perché? Perché noi viaggiamo all'interno di questo subspazio, iperspazio, come lo vogliamo chiamare, partendo dalla Luna, dall'orbita lunare, cercando di salvare la nostra specie andando su altri sistemi. Lo faremo, certo, ma quello che succede è questo. Questa è la festa sulla Terra per il primo salto della Dolos Space Corporation. Questo è il CEO e il proprietario della Dolos. E qua c'è la storia dell'aeronautica, della cosmonautica. E ovviamente abbiamo tutto il diritto di andare a distruggere un altro mondo, quindi ora. Però la video questo video è bellissimo. Sì, mi sto facendo godere il video senza parlare troppo, eh. Queste sono le mining ship che possono scavare sugli asteroidi. Sarà molto importante andando avanti. Salpiamo su questo nuovo mare, speranza di trovare orizzonti da esplorare. Eccoci lì, perché la nostra stessa esistenza dipende da questo. Ecco a voi, stella tra le stelle, il motore vola. Bellissimo. Bellissimo. Eccola là, con molta fantasia, perché no? Ah beh, forse si vede anche quella dimensione lì. Ecco, questo è quello che è successo ad aver attivato un motore di quel tipo. Finisce il prologo, inizia il gioco vero e proprio. Tecnicamente dovremmo essere tornati dove eravamo prima. Ok, noi in sintesi la nave è rimasta questa, ma ci troviamo, siamo tornati, abbiamo fatto un giro completo, non so cosa sia successo, siamo partiti e tornati, e a questo punto il plot twist del gioco è che dobbiamo riscoprire tutto del sistema solare, perché la Terra è stata devastata e la Luna pure, e la Luna credo precipiterà pure sulla Terra adesso, quindi le basi di gioco
Vabbè, le meccaniche di costruzione della base sono quelle che vi ho detto. Non abbiamo più i fornimenti. Dovremo trovare sopravvissuti in giro per il sistema. Potremmo saltare verso nuovi sistemi, quindi esplorare anche quelli, rimettendo a nuovo il motore qui e poi viaggiare all'esterno, da quanto ho visto. Ricercare nuove tecnologie, ma saremo fondamentalmente rimasti gli unici umani, oltre a quelli che recupereremo in giro, per poter sopravvivere e mantenere la specie umana, diciamo, viva. Quindi questa è la base, il prologo, la fine del prologo, l'inizio del gioco vero e proprio di Ixion. Ho cercato di farvi un video più completo possibile, anche parecchio lungo, ma partendo già avanzato, in modo da non mostrare sempre la solita roba che mostrano tutti. Spero vi sia piaciuto e spero voi abbiate la voglia e il tempo di lasciarmi il vostro parere qua sotto nei commenti. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!